un bel Pescara in fase offensiva, un ottimo risultato e una difesa che si continua a confermare su quella che è diciamo, il trend dell'ultimo periodo, difesa che sta molto bene. Abbiamo fatto una buona partita, vincere aiuta a vincere, l'ho detto anche prima. Aver vinto una partita comunque sporca come quella di Arezzo, di voler portare a casa anche il risultato perché gli ultimi 20 minuti ad Arezzo ci siamo difesi bene. Venire qua con fiducia perché era tanto che non vincevamo anche davanti ai nostri tifosi, era una cosa importante fare una buona prestazione. La cosa che è piaciuta di più a Dellicarri, poi parliamo di mercato. L'atteggiamento è la cosa più importante perché dall'atteggiamento derivano i risultati, è sempre quello, perché se poi la squadra ha un buon atteggiamento sono sicuro che poi arrivano i risultati. Minuto 39 del secondo tempo, esce Cuppone, entra un 2006, Zeppieri. Cuppone esce tra gli applausi, probabilmente il pubblico di Pescara gli ha detto resta. No, ma Cuppone vuole rimanere con noi e rimarrà con noi sicuramente. Oggi dire che diamo via dei giocatori che li vendiamo non uscirà nessuno perché siamo a 4 giorni dalla fine. Chi voleva approcciare sui nostri giocatori l'avrebbe potuto fare prima. Oggi il Pescara non vende. Anche se dovesse arrivare questa offerta Assolutamente, irresistibile. assolutamente Quindi no. diamo la notizia a Cuponi, fuori mercato chiuso per Mercato chiuso, Cuponi. sì, mercato chiuso per Cuppone. Le entrate, su cosa sta lavorando il Pescara? No, niente in questo momento. Avevamo stabilito una strategia e quella è stata. Abbiamo mantenuto fede al fatto di non essere riempitivi. Se veniva qualcosa di migliorativo e se arriverà qualcosa di migliorativo, perché poi non è detto in questi 4 giorni non possa succedere, se no rimaniamo così, doppi ruoli e finisce. Quindi o alla Rafià e Merola per intenderci, visto che questa frase è un po' diventata un mood a Pescara, oppure il Pescara non farà nulla. Ma no, mettiamo due nomi, la Fiamma e la Mesic, mettiamo 3 nomi, ma che ci hanno migliorato. Non capita tutti gli anni migliorarsi a gennaio. Mercato di luglio-agosto è una cosa, il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, si chiama così, non è facile mai migliorare. Sasanelli, situazione. È in stand-by. Raccontiamo un retroscena dell'Icarri, perché a settembre dell'Icarri era andato forte su Fumagalli della Gian Erminio, aveva praticamente strappato l'ok, poi però ha fatto un po' troppi gol. Ma vabbè, era un giocatore che avevamo seguito, che io poi personalmente avevo seguito, però sapevo che da un momento all'altro potesse fare tanti gol, per caratteristiche, era un giocatore che a noi interessava tantissimo, però non c'è stato verso né a settembre né a ottobre di portarlo a casa. Quindi chiaramente chiudendo la porta all'uscita di Cuppone si chiude anche quella all'entrata di Cernigoi. No, ma non è una questione di che si chiude all'entrata. Noi se facciamo qualcosa di migliorativo. Il discorso di prendere Cernigoi, Fabrizio, chi per esso, da Spalluto stesso, era legato al fatto che comunque qualcuno potesse andare via. Oggi non va via nessuno, quindi ci fermiamo. Faccio gli ultimi due nomi io e poi do la linea allo studio per le domande di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Un nome gettonato nell'ultimo periodo è quello di Alex Blanco del Como, che può fare sia la mezzala sia l'esterno offensivo. Dopo 10 minuti, oggi fuori Verdi, entra Alex Blanco in campo con il Como. Poi però è stato sostituito. Ma sì, era un giocatore che stava nella lista nostra, naturalmente pensavamo che lui potesse essere migliorativo, ma non viene via da Como. L'ultimo nome che faccio io, o meglio, che poteva seguire il Pescara, che erano quelli di Battistella e di Abiuso, lo faccio con il sorriso perché tempo 10 minuti hanno segnato tutte e due oggi. Ma Battistella dell'Abuso si sapeva che non sarebbe uscito, ci abbiamo provato sempre noi con loro due, se uscivano c'era l'opportunità, non c'era l'opportunità, questo non lo so. Studio Massimo Profeta e Daniele e Fabio Ferraresi per Daniele Dellicarri. Allora, intanto buonasera Dellicarri, una considerazione veloce e poi una domanda anche da parte di Fabio Ferraresi. C'è l'imprimatur, possiamo dire così, del DS Biancazzurro. Cupone resta almeno sino a giugno. Volevo chiedere però, in attacco, arriverà sicuramente un attaccante, una punta arriverà al di là di Cupone? Ma sì, non credo che non arriverà nessuno in questo momento, lo dicevo prima anche Enrico, il discorso di migliorare. Attualmente tutto quello che abbiamo sondato da dicembre a oggi, nessuno è venuto fuori che ci potesse migliorare e tra l'altro nessuno è venuto fuori che volesse venire a Pescara con tanta insistenza, quindi di conseguenza se non miglioriamo non facciamo niente. Ecco, sul centrocampo, quindi elemento migliorativo poteva essere Valerio Mastrantonio, mezzala perfetta, funzionale per il calcio del Boemo. Purtroppo il Cittadella ci ha provato Dellicari in questi giorni, ha continuato a dire che non è in uscita, no? Conferma questo. No, ci abbiamo provato da tempo, ci ho provato da tempo, quindi non era
ma ho provato su tanti giocatori migliorativi, poi ci devono essere tante volontà, la volontà dei calciatori, la volontà delle società a cedere, la volontà delle società a prendere. Su Meazzi e poi la domanda di Fabio, c'è qualche novità, qualche sviluppo? No, tutto no, nessuna. Fabio, tutto fermo. No, io innanzitutto saluto Daniele, volevo chiedergli, conoscendo bene il mister, se la squadra, secondo lui, adesso che la condizione fisica sicuramente andrà ancora migliorando, i campi si asciugheranno, quanti margini ha ancora di crescita questa squadra secondo il direttore? Ma lui l'ha ripetuto più volte che questa squadra ha un enorme potenziale che è ancora inespresso, che si tratta anche di un discorso di maturità perché siamo una squadra giovane, ha sempre detto questo. Io devo dire la verità, al di là della squadra io condivido il fatto che noi siamo una squadra ancora immatura, che dobbiamo trovare la maturità velocemente, abbiamo il tempo di farlo, dobbiamo scalare le posizioni di classifica, dobbiamo fare sempre meglio, secondo me questa squadra ce l'ha. Io chiudo con una battuta per il DS Daniele Dellicarri, non voglio fare assolutamente l'uccello del malaugurio, ma lei dice che se non esce nessuno, non prende nessuno attaccante. Con Vergani che rientrerà tra un mese circa, non è rischioso restare solo con Cuppone? Ma no, non è rischioso perché comunque sia adesso non è più tutto i due gironi, adesso cominciano le partite cominciano a diminuire, quindi di conseguenza si può anche rimanere così. Grazie. Al direttore sportivo della Pescara, bugia, sì, dimmi Massimo. No, chiudo dicendo che è una sana bugia. C'era stato anche, c'era stato anche, sì, anche il sorriso di Dellicarri. È una sana bugia. No, assolutamente. Se la Juventus le dovesse liberare da Graca, rimaniamo così. Non è migliorativo. È migliorativo. Questa è un'altra bugia del DS Daniele Dellicarri, che salutiamo. Riprendiamolo solo l'auricolare, direttore.